i supereroi che si trasferiscono in Sicilia, ragazzi, ma è incredibile questa cosa. Batman abita a Palermo! E guardate com'è ridotto. Flash, se dannaggio me ne vivo, osa. Con chi ce l'hai, con Flash? Sì, esatto. Avvicinati, vieni qua. Ma parlaci di questa... Intanto tu sei il Cavaliere Oscuro. Sì, l'etimologia esatto. Del tuo nome. La storia risale a qualche decenne, non reale. Ok, racconta. No, perché siamo curiosi perché ti chiamano il Cavaliere Oscuro. Una notte sono andato a fare una missione con Flash ed abbiamo sconfitto i criminali. Sì. È arrivato un giornalista e ci voleva fare una foto. Sì. Ma Ido si affrontava e scappottò correndo come uomo. Ove ando? Che c'entra col nome Cavaliere Oscuro? La foto me l'ha fatta senza Flash e quindi io vin Oscuro. Lo pensavamo qualcosa. No! Se ne permette, sì. Le voglio spiegare un attimino la situazione. Io sono conosciuto come un famoso miliardario. Poi per una serie di situazioni mi sono trasferito a Palermo. Sì, questo l'avevo. Ho cominciato a giocare a 10 e l'8 e mi vennevo pure la collana che mi ha regalato mio padrino per il battesimo. Questa cosa perché ce l'ha voluta raccontare, ci spieghi? Per farmi conoscere alle persone, per sapere comunque come vivo. Pensate che adesso io lavoro i metalli. Ah, quindi adesso non ti occupi più di cercare i banditi, ma ti occupi di lavorare i metalli. In che senso? È un'oreficeria? No, cammino con la pena e ricordo ferro. Verga. L'altro giorno ero a casa mia ed è arrivata una chiamata. Ah, a Flash? A me. Ok. C'è una rapina. Così mi sono fatto prestare la Fiat d'uno da mio conquilino rumeno. A Batmobile che fai dici? Ah, per la passione, scarica. Comunque, la macchina è talmente lenta che io ho detto a Flash, scende e ammotta la tua perché se ne arrivavamo rumano. Sì. Solo che lui ha messo tanto impeto che annaghiamo la tua Velox e si fece arrivare un ribale o rumeno. Il romeno si è arrabbiato con lei, giustamente. Sì, con me la sempre danno e poi sparisce. Che... Poi altre... No, ha una serie di problemi. Pensi che è convinto che le ragazze lo pigliano per fissa. Perché? Ma non lo so. Io gli ho detto a mia cugina, mi raccomando, esci con Flash e bere le sbloccate meglio. Ma che è successo? Niente, mi fece fare mala feura. Perché? Mia cugina mi ha raccontato che mentre erano in macchina ed erano in intimità, finivo troppo. Uno si immagina che fare l'amore con un supereroe si chiama Flash. Comunque, visto che sono qui, gli vorrei lanciare un messaggio. Vai, vada. Flash, Flash, se t'annaggio me ne avevo sangue, ma il problema è, ma quando annaggio? Batman!